parla, vediamo l'entrata delle squadre. Dici tutto. Ricordati che io sono qui e ti faccio l'esame. Sì, sì, lo so questo, non c'è problema. Sì, le squadre entrano in campo, eccoci, appunto. E possiamo parlare di questa partita che ha visto quindi la Lucchese battere la Cirale. Vediamo subito la prima occasione, il colpo di testa di Taccola sul calcio di punizione, la grande parata di Amato che si estende sulla sua sinistra e devia il pallone. Subito dopo c'è un cross di Bettarini in area, esce il portiere Amato, lo anticipa però a Paci di testa, commettendo forse fallo, non rilevato dall'arbitro. E poi veniamo al gol, c'è un calcio d'angolo, Sorbello mette fuori il pallone, arriva Russo e con un gran destro infila il 7 alla sinistra del portiere. Vediamo l'esultanza del giocatore, che non segna con grande frequenza, a differenza magari di Paci che ha raggiunto domenica scorsa le 65 reti. Vediamo la ripetizione del gol, quindi il cross di Bettarini e poi il gran gol del giocatore russo. Quindi l'unico gol che ha caratterizzato questo incontro. Che ha visto... Ringraziamo la difesa della Cireale e mettiamo in tasca questi punti. Sì, insomma, in questo caso è stato un gran tiro da fuori area. Diciamo. Bello, bellissimo. Bello. Vai avanti pure Massimiliano. Sì, questo è il secondo tempo, c'è subito un'azione importantissima che poteva, diciamo, chiudere l'incontro. E Bettarini che prende palla sulla propria tre quarti, salta come birilli i vari giocatori, un po' penso come abbia fatto Maiellaro a Cosenza, e poi arriva però di destro, che non è il suo piede preferito, e getta la palla fuori. Poi c'è qui la grande parata di Disarno al 17° su un tiro del giocatore numero 8, vale a dire Tarantino, che si è liberato molto bene. Un'altra azione del Lucchese è di Stefano, che viene liberato in aria, sbaglia il controllo e permette a Amato l'intervento per anticiparlo. E sul proseguo dell'azione c'è un altro fatto che poteva danneggiare irrimediabilmente la Lucchese. Vediamo il contrasto fra Russo e un giocatore della Cireale. Nell'immagine non inquadrata c'è stato il contatto, l'arbitro non ha avuto esitazioni, ha estratto il cartellino rosso e il russo quindi ha lasciato il terreno di gioco, facendo quindi restare per buoni 20 minuti la Lucchese in 10 uomini. Quindi la partita poteva però diciamo sbloccarsi ulteriormente quando Paci al 37° ha avuto l'opportunità di segnare. Paci si è presentato solo davanti a Amato, che però gli ha ribattuto in angolo il tiro. Questa è l'ultima, diciamo, occasione che ha caratterizzato questo incontro. Beh, pochi secondi di pubblicità.